Let's go! Benvenuti, ovetti, nell'ultimo episodio di New Super Mario Bros. Wii. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Bowser Jr. e vi ho mostrato come ottenere vite infinite. E oggi affronteremo il boss finale nel livello 8 Castello. Questo è l'ultimo livello del gioco. Non è il più complesso, ovviamente, però bisogna stare bene attenti. Un'altra cosa, visto che solamente una piccola parte di voi, spettatori, è attualmente iscritta al canale, io vi invito ad iscrivervi. È gratis, volendo potete anche cambiare idea più tardi, ma se volete altri giochi di Mario, perché non farlo? Li porterò in futuro, ovviamente, non adesso, però... Sì. Detto questo, ignoriamo queste cose di fuoco e andiamo avanti verso le ultime tre monete stella. Già, non abbiamo ancora finito con la nostra raccolta, ce ne sono alcune anche qui nel livello finale. E io ovviamente le voglio prendere tutte. Detto ciò, sarebbe molto bello se questa cosa di fuoco mi ignorasse un po'. Ok, non importa, ho fatto un errore io, ma fidatevi di me, non è così utile avere il fungo elica per ora, ok? E tanto per... No, ok, non c'è nessun power-up segreto qui. Peccato, però non ci possiamo fare nulla. Non voglio resettare il livello. Quindi, sconfiggiamo questo tartosso e cerchiamo di non cadere nella lava. Il vostro obiettivo qui è semplicemente andare sulle nuove piattaforme e non cadere nella lava. Attenzione però! La vedete quella lì a destra? Ecco, tenetela bene a mente perché tra 3, 2... Uno, eccola là, perfetto. È possibile vedere la seconda? Ok, perfetto. Moneta stella. Voilà. Allora, Tartosso, non darmi fastidio. Il mio obiettivo adesso è solamente sopravvivere e arrivare in quel tubo rosso. Quindi, possiamo andare. Alla porta del boss finale. Non ho preso la terza moneta stella, ma non preoccupatevi, è qui. C'è sempre un potenziamento. Andiamo. State attenti mentre andate avanti. Non è così semplice. Ci sono delle palle di fuoco. Chissà chi è che sta lanciando queste palle di fuoco, vero? Cercate di non essere colpiti perché, indovinate un po', vi fanno male e io vorrei evitare di perdere una vita prima di arrivare al boss finale. Ed è per questo che me la prenderò comoda, insomma, con queste sfere. Ok, siamo arrivati. Comincia la battaglia finale contro Bowser, che, indovinate un po', è lui che vi lanciava le palle di fuoco. Quindi, salta pure, caro, e addio! Psych! Davvero pensavate che fosse così facile? Assolutamente no. Quello era Kamek, travestito dalla principessa Peach. E questa è la vera battaglia finale contro Giga Bowser. Ci sono dei power-up extra. E un consiglio. Tenetevi nella parte alta del percorso mentre fate distruggere a Bowser queste colonne. Il motivo? Se Bowser fosse un po' più... Ok, eccolo là. L'ultima moneta stella. È durante la battaglia finale. Volendo si può anche prendere senza tenere la parte alta, se prendete appunto le piattaforme, ma è più sicuro andare nella parte alta del percorso. Allora, se il nostro carissimo amico Bowser volesse distruggere le colonne per farci andare avanti, vorrei, non lo so, andare avanti. Il vostro obiettivo adesso è sopravvivere. Scappate, non potrete fare nulla contro Bowser. Ma state attenti, una volta presa questa piattaforma comincerete a scendere. E mi raccomando, fate quello che potete per prendere questo potenziamento. Il fungo elica finale.
è comodo, è davvero troppo troppo comodo. E ora bisogna solamente andare avanti, però noterete che adesso c'è della lava là sotto, delle onde laviche che potrebbero toccarvi e farvi fare KO. Ok, quindi l'importante è andare avanti. Se ci sono spazi bassi, premete giù e vi accuccerete e basta così. E bene o male abbiamo già quasi raggiunto la fine, vero? Intanto questa hoste è stupenda. Abbiamo raggiunto la fine, vero? Dovrei esserci quasi riuscito. Ok, non ci sono altre pareti. Questa dovrebbe essere l'ultima. Di sotto, perfetto. Peach e Bowser, addio! Oh Mario, ti ho mai parlato di quel mondo segreto? E abbiamo concluso il gioco! Quando è vero che potrei distruggere i blocchi dei crediti finali, non lo farò, perché fossi in multiplayer sarebbe divertente come cosa, ma non serve a niente alla fine, anche se ci alzano, sì. Comunque, abbiamo finito questo gioco, giusto? Assolutamente no, miei cari, assolutamente no. C'è il mondo segreto che ci ha detto adesso la principessa Peach. È il mondo 9 che vedremo in realtà in questo episodio, ma non affronteremo in questo episodio, perché gli ultimi due episodi di questo Let's Play verranno dedicati appunto al mondo finale. Detto questo, passiamo ai miei progetti futuri. Già lo sapete, di norma parlo sempre dei miei progetti futuri. Non ci vuole un genio per capire che dopo questo Let's Play comincerà Leggende Pokémon Arceus, o Arceus, o Arceus. Leggende Pokémon 493. Ok, va bene. Sto sentendo la principessa Peach che sta parlando del mio orecchio sinistro, ma devo cercare di non distrarmi. Comunque sì, a breve inizieremo Leggende Pokémon Arceus. Altra cosa, povero Luigi! Vabbè, almeno c'è Daisy. Si spera che ci sia Daisy da qualche parte, in qualche universo parallelo dove c'è Daisy. Va bene, allora, non devo dire nulla di questo gioco. Pareri a caldo? Di cosa? È un gioco uscito nel 2009 ed è un gioco fantastico. Se avete la possibilità di giocare a questo gioco, fatelo. Perché questo è uno dei Super Mario che, insieme a New Super Mario Bros. 1, cioè DS, ha scritto la storia della modernizzazione dei giochi di Mario. Infatti anche Mario Maker prende spunto da questo e compagnia bella. Oddio, è vero, Mario Maker prende anche più spunto da Super Mario 3D World, ma non è quello l'importante, ok? Lo stile nuovo di Mario è stato dettato da New Super Mario Bros. E New Super Mario Bros. Wii. Parlando di questo, a me mancano due giochi della saga New Super Mario Bros. Da portare. Il primo per DS e il secondo per 3DS. Ci saranno? Sì, ma non adesso.
di norma cerco di non portare troppi giochi dello stesso titolo, quindi Mario in questo caso, vicini, quindi non lo farò. Come vi ho già detto, il prossimo Let's Play sarà appunto Leggende Pokémon Arceus. E non avrei quasi nient'altro da dire. Spero che i crediti finiscano a breve, perché non voglio parlare per altri 100 anni, anche perché sicuramente il livello finale durerà di meno dell'ending, ossia dei crediti più le scene extra. Parlando di scene extra, c'è una scena extra da vedere adesso, e non finirà subito il video perché devo anche mostrarvi che succede quando tornate in questo gioco, insomma, dopo aver sconfitto il boss finale. E mi sa che ci siamo, visto che i ringraziamenti speciali di norma sono verso la fine, esatto, Shigeru Miyamoto, ovviamente, e Satoru Iwata, sempre nei nostri cuori. Quindi, io vi saluto momentaneamente, non staccate ancora, non abbiamo ancora finito, e ci vediamo tra poco. Salvataggio completato. Verrà visualizzato lo schermo del titolo. Da ora in poi puoi salvare i dati di gioco ogni volta che vuoi nello schermo della mappa. Non potevano mettere prima questa funzione, no? Doveva esserci il sospendi, giusto? No! Vabbè, non importa. Comunque, abbiamo 3 stelle sul file di gioco numero 1. Vi spiegherò queste stelle nel prossimo episodio, però se avete finito il gioco al 100% dal mondo 1 al mondo 8, ne avrete appunto 3. Detto ciò, giochiamo ovviamente in single player, perché non giocherò in multiplayer, ed eccoci qui. Premendo il pulsante meno, sì, possiamo adesso andare nel mondo 9. Per accedere ai vari livelli del mondo 9... bisogna ottenere tutte le monete stella di un mondo. In questo caso, il livello 9-1 si sblocca con tutte le monete stella del mondo 1. Stessa cosa, 9-2, tutte le monete stella del mondo 2. Eccetera, eccetera. Quindi, nella prossima parte di New Super Mario Bros. Wii, cominceremo il post-game con i primi 4 livelli del mondo 9. See you next time!